In apertura di seduta ho comunicato l'assenza del consigliere Meloni e le interrogazioni saranno illustrate dal vicepresidente Bettarelli. Quindi passo all'oggetto numero 6, nuovo piano di valorizzazione dell'ex ospedale civico Calai di Gualdo Tadino, richiesta di chiarimenti alla giunta regionale. Prego, consigliere Bettarelli. Sì, do lettura del testo dell'interrogazione appunto a firma Simona Meloni. Il complesso immobiliare in questione si compone di più corpi realizzati in epoche diverse, aventi differenti caratteristiche strutturali. Ex ospedale, avente una superficie totale di circa 4.440 metri quadri, così distribuita, una palazzina ambulatoria ed uffici, non sto a dire tutte le superfici, insomma, ricostituita dopo gli eventi sismici del 97, e una palazzina ambulatori realizzata dalla USL Alto Chiascio e una parte del primo piano sottostrada e l'intero piano terra del corpo di fabbrica costituente l'ampliamento dell'edificio storico sono di proprietà del comune di Gualdo Tadino. Evidenziato che il progetto della cittadella della salute prevede la realizzazione della casa della comunità su una superficie di oltre 2000 metri quadri e dell'ospedale di comunità per circa 800 metri quadri, per la realizzazione della casa di comunità è prevista l'individuazione delle aree omogenee, quali l'area delle cure primarie, l'area specialistica, l'area servizi generali, l'area materno-infantile. Il progetto relativo all'ospedale di comunità prevede anche la realizzazione costituita da due moduli da 20 posti letto, ognuno per un totale di 40 posti letto, per cui è previsto il trasferimento dei 12 posti letto di ospedale di comunità attualmente esistenti nel presidio ospedaliero di Gubbio Gualdo Tadino e dei 6 posti letto di RSA presenti presso le ASP Baldassini in convenzione. In un altro degli ampliamenti del complesso troveranno inoltre sede 10-12 posti letto funzionali all'hospice. I restanti due piani verranno riqualificati e destinati per attività residenziali. Vado velocemente avanti. Evidenziato altresì che il suddetto piano di valorizzazione verrà portato avanti per stralci esecutivi dei lavori, procedendo inizialmente alla progettazione e al recupero dell'edificio storico e di 4 dei suoi 5 ampliamenti, ricordato che con DGR numero 1204 del 19/10/2015 la Giunta regionale aveva autorizzato l'azienda USL a procedere alle operazioni patrimoniali previste nel piano di valorizzazione del dismesso ospedale civico Calai, che prevedevano anche la demolizione dell'ampliamento realizzato a fine degli anni 70. E tenuto conto che con DGR 15 dell'11 gennaio 24 è stato revocato integralmente il precedente piano di valorizzazione riferito al dismesso ospedale civico Calai di Gualdo Tadino, autorizzato con deliberazione regionale 1204 del 2015, che prevedeva di fatto anche la demolizione dell'ampliamento realizzato alla fine degli anni 70, visto che il costo del recupero dei blocchi 1, 2, 3, 4 bis ammonta ad un totale di circa 9 milioni, il recupero invece del blocco 5, avente una superficie di circa 2000 metri quadri, è stato ancora rimandato con il rischio che possa ulteriormente degradarsi. Sottolineato che il recupero dell'ospedale Calai è un'opera fondamentale per lo sviluppo non solo del centro storico, ma di tutta la comunità e di tutto il comprensorio, perché è una struttura che storicamente e anche oggi è sede di servizi territoriali per la città di Gualdo Tadino e per tutto il territorio, e la sua riqualificazione rappresenta uno snodo importante per tutta la regione nell'erogazione di servizi territoriali che possono dare risposte alle esigenze di cura e di assistenza a tanti cittadini umbri. Tutto ciò premesso, si interroga quindi la Giunta regionale per conoscere se nella fase di redazione del progetto di recupero dell'ex Calai si sono svolte interlocuzioni con il Comune di Gualdo Tadino, essendo esso parte integrante della proprietà dell'immobile, le condizioni strutturali relative al blocco 5, se è stata eseguita una valutazione sismica dell'intero immobile e se, in caso contrario, si ritiene che la cifra stanziata, pari a circa 9 milioni, sia davvero sufficiente al recupero dell'ex Calai, quali sono i tempi previsti per la realizzazione della casa di comunità ed infine se dalla data dell'annuncio in conferenza stampa del nuovo progetto di recupero si è proceduto all'avvio di azioni volte alla realizzazione del suddetto progetto. Grazie. Prego, Assessore Coletto. Grazie, Presidente. Il Comune di Gualdo è proprietario unicamente di parte del piano primo sottostrada e del piano terra del corpo di fabbrica costituente l'ampliamento realizzato alla fine degli anni 70 a 5.
L'azienda USL intenderebbe acquisire dal Comune tale cespite patrimoniale avente una consistenza di circa 574 metri quadri a fronte di una superficie totale dell'edificio A5 pari a 2000. Si evidenzia che l'azienda ASL prevede al momento di procedere al recupero degli edifici A1, A2, A3, A4 e A4 bis di sua esclusiva proprietà, rimandando ai successivi approfondimenti il recupero dell'edificio A5. Ciò in considerazione della necessità di definire aspetti patrimoniali con il comune di Gualdo Tadino. Nel 2013 l'azienda ASL aveva incaricato lo studio associato MT Progetti per effettuare le verifiche di vulnerabilità di livello 1 e 2 ai sensi del DPCM 3274 del 2003, con riferimento ai diversi corpi di fabbrica costituenti l'ex ospedale, edifici A1, A2, A3, A4, A4 bis e A5. Dalle verifiche emerge che tutti i blocchi non rispettano i limiti per lo stato limite di salvaguardia della vita e per lo stato limite di operatività in analisi di dinamica lineare. In particolare per gli edifici A3 e A5 è stato riscontrato un elevato grado di vulnerabilità e conseguente necessità di intervenire in interventi diffusivi e invasivi per raggiungere adeguati parametri di resistenza sismica. L'azienda AS prevede al momento di procedere per il recupero A1, A2, A3, A4 e A4 bis aventi una superficie complessiva di circa 5.000 metri quadri, rimandando successivi approfondimenti per il recupero dell'edificio A5. È stato individuato un costo unitario medio per metro quadro di superficie per i lavori di restauro e ristrutturazione funzionale, omnicomprensivo di spese tecniche, spese generali, IVA ad esclusione degli arredi e delle attrezzature, non inferiore a 1.800 euro al metro quadro. Tale valore parametrico risulta in linea con quanto riportato nella tabella di costi di costruzioni per le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni e restauri di manufatti edilizi a valere per l'anno solare 2023, adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti e Conservatori della provincia di Grosseto. Restauro, ristrutturazione funzionale, tipologia di tipo pesante, 2.277 euro per il restauro e la ristrutturazione funzionale. Di tipo medio, 1.487. Ne discende il seguente importo previsionale di spesa. Circa 5.000 metri quadri per 1.800 euro fanno evidentemente 9 milioni. La copertura è prevista dall'ex articolo 20 con 6.251.000, con finanziamento regionale 329.000 euro, contributi in conto di esercizio, piano investimento a corredo del bilancio 2.500.000. La casa di comunità dell'ospedale e l'ospedale di comunità saranno realizzate con risorse diverse da quelle stanziate dal PNRR. Pertanto, entrambi gli interventi non hanno l'obbligo di rispettare le scadenze temporanee fissate dal piano, cioè il 2026. Si evidenzia che l'intervento di miglioramento sismico e riqualificazione dell'ospedale Calai di Gualdo Tadino risulta già inserito nel documento programmatorio nell'ambito dell'accordo di programma tra Regione Umbria e Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il settore degli investimenti sanitari relativi all'ex articolo 20. Grazie. Grazie Assessore. Prego Consigliere Bettarelli. Sì, no, ma rapidissimo, anche perché credo che sia giusto che poi le considerazioni le faccia Consigliera Meloni in qualità di interrogante. Quindi intanto grazie per le informazioni. Personalmente, rispetto ai dati che ci ha fornito, mi sfugge dove sia stata questa fase di, come dire, confronto, soprattutto a seguito della conferenza stampa, per essere come dire, operativi e per concordare i passaggi, insomma, con l'amministrazione comunale, perché ritengo sia assolutamente doveroso fare le cose in maniera condivisa ed insieme. Però ripeto, non mi dilungo ulteriormente sulla replica, proprio perché ritengo doveroso che la faccia poi nelle sedi opportune la consigliera Meloni. Grazie. Grazie consigliere Bettarelli. Ora passiamo a recuperare le interrogazioni precedenti e su richiesta del consigliere Paparelli e con
l'accettazione del consigliere Bettarelli, che è l'interrogante dell'oggetto numero 1, passiamo all'oggetto numero 2, valorizzazione del lago di Piediluco. Prego, consigliere Paparelli. Sì, grazie Presidente, ma l'interrogazione risale a 2 anni fa, quindi sconta, diciamo, della situazione di 2 anni fa, che certamente, assessore e vicepresidente Morroni, non è migliorata. Allora la situazione della salute del lago di Piediluco ritornò prepotentemente alla ribalta in seguito dell'immissione fuori legge del Persico Trota nelle sue acque. Infatti, come sappiamo, non si possono immettere nelle acque specie diverse da quelle autoctone senza seguire la regolamentazione adeguata. Ma non è questo il problema, diciamo, più importante, anche se uno dei problemi. Il problema più importante è il fatto che da 20 anni ormai a questa parte, diciamo, non per alcuni versi, da 10 per altri, non viene più fatto, diciamo, un adeguato monitoraggio di quello che accade sulla salute del lago di Piediluco sotto diversi punti di vista. Mi risulta che attualmente sia stato iniziato, dato in gestione, non so chi, adesso la cortesia, diciamo, di dircelo, il piano di gestione del sito Natura 2000, diciamo, che ricomprende anche il lago di Piediluco. Non so a che punto, diciamo, sono, se il lavoro è iniziato, ma una cosa è chiara, che gli stakeholders di Piediluco, della cittadina di Piediluco, non vengono mai, diciamo, coinvolti in sede di partecipazione, pescatori, operatori turistici, operatori economici, eccetera. E quindi un'interrogazione è volta a sapere intanto a che punto sono le indagini per la verifica dello stato di salute del lago, perché, come dicevo, l'ultimo monitoraggio ittico è di 10 anni fa e ancora più ci preme sapere qual è la verifica di monitoraggio di tutte le altre della salute del lago, perché mi risulta che quelle fatte dall'ARPA ormai, diciamo, risiedono a circa 20 anni fa. Per esempio, sapere che fine se è stato utilizzato in questi anni il robot Galileo, che fu acquistato a suo tempo dalla Fondazione Caritas di Perugia e dall'ARPA, che fu assemblato proprio, diciamo, a Piediluco nel 2014. Questo perché, diciamo, il malcontento degli operatori di questa città continua, diciamo, a montare per il fatto che tutta una serie di vincoli che insistono, a volte a ragione, non sempre a ragione, sul lago di Piediluco, non hanno mai costituito un'opportunità, ma hanno sempre costituito, diciamo, per vari motivi, hanno costituito solo un ostacolo, non avendo il lago ottenuto contributi né finanziamenti dopo il famoso, diciamo, le famose visite ormai ventennali dell'allora ministro Ronchi, con l'erogazione dei fondi a disposizione, con la messa in moto dell'autorità di bacino per poter, come dire, per poter monitorare e fare un piano, diciamo, di salvaguardia dello stato di salute del lago stesso. Quindi crediamo che sia venuto il momento di verificare, dopo 20 anni, qual è lo stato dell'arte, se gli sbalzi dell'idroelettrico hanno prodotto, diciamo, successivamente negli ultimi anni dei danni all'ecosistema, alle fragili sponde del paese, quindi a che punto è quella situazione, oppure se la situazione è stabile, sapere se è stato fatto un altro rilievo batimetrico, se è stata verificata la funzionalità idraulica delle forme di drenaggio utilizzata dalla avifauna e dalle specie ittiche per la riproduzione, visto che l'ultima risale ai primi anni 2000. Potrebbero essere cambiate molte cose tra il passato e quello più remoto e quello più recente, quindi credo che questo monitoraggio se ne debba dare conto sia alla popolazione che a questo Consiglio regionale. Occorre rendere noto, tra l'altro, cosa ha fatto l'autorità di bacino del Tevere in merito a un nuovo piano sul sistema Neravedino, che sembrava dovesse essere fatto. E per questo noi le chiediamo se non sia il caso di attivare, anzi lo riteniamo indispensabile, attivare un tavolo tecnico con la partecipazione anche degli stakeholders locali, che affronti il tema dal punto di vista extraregionale, regionale e locale, perché una parte dell'inquinamento, come è noto, del lago di Piediluco deriva
da quello che succede sugli impianti ittici a monte del lago stesso. Quindi lo interroghiamo, assessore, per sapere a che punto sono appunto le indagini di verifica sullo stato ittico della flora fauna e della flora ittica del lago, sapere se è stato fatto un altro rilievo batimetrico per verificare la funzionalità idraulica delle forme di drenaggio, visto che l'ultima risaliva ai primi anni 2000, sapere a che punto è il piano di gestione sito Natura 2000, a chi è stato affidato e cosa sta producendo, e se appunto c'è la volontà di mettere in campo questo tavolo tecnico di partecipazione con le istituzioni e gli stakeholder locali per affrontare il problema, unitamente anche alle regioni contermini, perché il problema, diciamo, deriva anche da alcune delle regioni contermini. Quindi di avere contezza dello stato dei sistemi di filtraggio e degli impianti di depurazione, se ancora, diciamo, sono funzionanti in maniera adeguata, e se non sia il caso di attivare una interlocuzione col nuovo gestore della centrale di Galleto, Enel, sia in relazione allo sfruttamento del lago di Piedilugo. C'era una convenzione in atto negli anni del governo Micheli, tempo che dava, ho concluso, che dava appunto risorse importanti a Piedilugo, che arrivavano gestite da comune e provincia, ma che, diciamo, nel contempo Enel potrebbe rappresentare un partner molto significativo, non solo per quello che sta facendo in altre parti dell'Umbria, ma anche in relazione allo sviluppo di potenzialità dell'idrogeno verde, in correlazione con l'accordo di programma che le acciaierie dovranno essere siglate nei prossimi mesi, mi auguro, visto che lo stiamo aspettando da qualche anno. Grazie. Prego, assessore Morroni. Sì, grazie Presidente. Consigliere Paparelli, lo stato di salute del lago di Piedilugo viene costantemente monitorato da ARPA Umbria, che sul proprio sito istituzionale provvede a pubblicare gli aggiornamenti dei campionamenti effettuati, fornendo delle specifiche schede di sintesi che restituiscono i giudizi sullo stato ecologico e lo stato chimico-fisico dei corpi idrici regionali. Per quanto riguarda il monitoraggio dell'ittiofauna, il lago di Piedilugo è stato campionato nell'ambito della redazione della carta ittica ed è in programma una nuova campagna di monitoraggi finalizzata all'aggiornamento e alla revisione dei piani di gestione della rete Natura 2000. Per quanto riguarda la avifauna del lago di Piedilugo, uno specifico monitoraggio è stato condotto dal 2016 al 2019 da parte dell'Osservatorio Faunistico Regionale e i dati raccolti sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Alula. Non si è a conoscenza dell'avvenuta effettuazione di rilievi batimetrici. L'attività non è di competenza dei servizi regionali, ma rientra nell'ambito dell'attività di gestione dell'invaso da parte del gestore dell'impianto idroelettrico che utilizza la risorsa idrica, come ben sa prima ERG, ora Enel. Per quanto riguarda la funzionalità idraulica delle forme di drenaggio, si rileva che la manutenzione dei corpi idrici, ivi comprese le forme di drenaggio, sono di competenza di specifici enti. La sezione tutela patrimonio ittico e pesca sportiva viene coinvolta solo nella fase di autorizzazione dei lavori, che viene rilasciata ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 15 del 2008, con prescrizioni che hanno come obiettivo primario la tutela dell'ittiofauna. La giunta regionale ha, tra principi ispiratori della propria azione di governo, l'ascolto e la concertazione con le realtà pubbliche e private che operano sul territorio. Nel caso del lago di Piedilugo, l'amministrazione regionale può impegnarsi a verificare la volontà da parte dei vari soggetti istituzionali, ARPA Umbria, Comune di Terni, servizi regionali competenti, autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e soggetto concessionario della risorsa idrica, alla costituzione di un tavolo tecnico. Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di impianti di acquacoltura sono stabilite in applicazione della legge regionale 15 del 2008 dalla determinazione dirigenziale la numero 7579 del 21 luglio del 2017 e dalla determinazione dirigenziale la numero 8192 del 9 agosto dello stesso anno.
Il rilascio dell'autorizzazione prevede, tra le altre cose, l'analisi chimico-batteriologica delle acque con parere dell'ARPA circa l'idoneità delle stesse all'uso richiesto. Occorre inoltre ricordare che ARPA Umbria ha sul fiume Nera delle stazioni di monitoraggio delle qualità chimico-fisiche del corso d'acqua. Si ritiene quindi che la situazione ambientale sia sotto attento e costante controllo. Enel sta utilizzando la risorsa idrica a fini idroelettrici. Enel subentra a Erge Idro, che a sua volta era subentrata a E.ON, succeduta a Endesa. La concessione di derivazione delle acque in essere, regolata da un disciplinare come per le altre centrali ora gestite da Enel, scade, come ben sanno, nel 2029 e non prevede obblighi in merito al consolidamento delle sponde del lago. Sarebbe auspicabile giungere ad una nuova convenzione con il gestore degli impianti idroelettrici, come era avvenuto in passato con la convenzione con Endesa, che trovi le premesse nella costituzione del tavolo tecnico di cui si è detto prima, quale momento di coordinamento e di confronto dove poter portare ad esaminare congiuntamente le problematiche che si presentano e individuare linee comuni di azioni ed impegni per ciascuno secondo le rispettive competenze. È evidente che ciò non possa che avvenire in forma volontaristica. Nella convenzione ormai scaduta si ricorda che Endesa si era impegnata anche con la erogazione di un contributo economico annuale e con l'esecuzione di alcune opere, come ad esempio la ripulitura delle sponde, a dare sostanza ad alcune attività aventi natura di compensazione ambientale. È infine necessario rammentare che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2023, la numero 1, che disciplina l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e i relativi canoni, è previsto di erogare a favore dei comuni un importo pari al 35% della componente fissa dei canoni stessi, destinata allo sviluppo e alla valorizzazione dei territori interessati dagli impianti di grande derivazione, visto che la disposizione in questione incrementa sensibilmente le somme destinate ai comuni, sembra corretto che, avvalendosi di una quota parte di questo contributo, i comuni beneficiari sviluppino anche programmi di tutela e risanamento ambientale nei loro territori. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Paparelli per la replica. Sì, Assessore, io sono parzialmente soddisfatto dell'interrogazione, nel senso che lo stato di salute, a quanto lei ci dice, del lago di Via di Luca è costantemente monitorato sotto ogni punto di vista in base alle competenze che vengono, che sono state illustrate. Però mancano, a mio avviso, due cose, che sono due cose fondamentali. Uno, manca il fatto che i risultati di questo complessivo stato di salute fatto da monitoraggio fatto da diversi enti sia messo a disposizione, in qualche modo sia reso pubblico, diciamo, nella sua completezza, cioè non come dire in maniera parziale per ciascun ente. Ci vuole qualcuno che coordini questo lavoro, e questo non può che farlo la Regione, e lo metta a disposizione complessivamente, perché poi lo stato di salute magari può essere buono sotto un punto di vista, può essere meno buono sotto un altro punto di vista, eccetera. È vero che ci sono competenze di altri enti, l'autorità di bacino, l'ARPA, che peraltro dipende dalla Regione, eccetera, eccetera, ma proprio per questo io sollecito e mi auguro che, diciamo, lei ha parlato di adesione volontaristica, insomma la Regione gli strumenti per istituire un tavolo tecnico di coordinamento che monitori a 360 gradi costantemente lo stato di salute e anche suggerisca e intraprenda azioni laddove è necessario. Non credo che l'unico strumento che abbia la Regione sia quello della volontarietà, lo capisco da un punto di vista giuridico, da un punto di vista politico lo comprendo meno, perché lei, Assessore, lo può fare domani mattina questo. Io mi auguro, diciamo, che questo venga fatto, ritrovando anche una collaborazione con alcuni soggetti economici
che nel passato hanno dato contributi, importanti, perché è vero che diciamo, lei parlava di Endesa, ma già da prima diciamo, c'era una convenzione, e credo che nell'accordo, ripeto, un'interlocuzione più magari insieme all'assessore Fioroni sul tema di come utilizzare le potenzialità di Enel sul territorio, tempo, anche consigliere, in un'ottica di riconversione green, sia tutto da sviluppare e mettere in campo. Quindi mi auguro che questa venga fatta anche nella prospettiva diciamo, del 2029 che ha illustrato, e mi auguro diciamo, che questo consesso, altrimenti anche in commissione stessa, vedo adesso il Presidente Mancini, se l'assessore ci vorrà dare conto di tutte queste diciamo, risultanze messe insieme, credo che sia importante sotto molti punti di vista.